Aiutati da due militari, ci dirigiamo verso Muesso, un importante villaggio distante un centinaio di chilometri da Goma. Su una strada in parecchi punti completamente dissestata. Abbiamo appena attraversato il villaggio di Kichanga, abitato dai Bahunde. Tutti, giovani e adulti, erano in stato d'allerta, armati di lance, machete e fucili da caccia. Qualche chilometro più avanti capiamo il motivo. Il villaggio di Kyusha è in fiamme. Un gruppo di Banyarwanda è sceso dalle colline per appiccare il fuoco alle capanne. Cinque tra gli attaccanti hanno perso la vita. Sui bordi della strada, uno di loro trafitto da un colpo di lancia. Attacchi e contrattacchi sono diventati realtà quotidiana. L'odio aumenta e ogni giorno gente innocente muore. Dappertutto desolazione e paura. E pensare che fino a poco tempo fa Bahunde e Banyarwanda convivevano pacificamente. Dopo circa 6 ore di viaggio arriviamo finalmente a Muesso. Jambo! Nel recinto della parrocchia, dove si sono rifugiati una cinquantina di Banyarwanda, domina l'inquietudine e la preoccupazione. Chiediamo informazione ai due abbé della parrocchia. Busheng, Nguru, e due o tre che ne sono parlare perché Matanda, se tu prendi il nostro Matanda Per tre combien di villaggi? Quanti villaggi presso poco sono stati incendiati? Sei villaggi fino adesso. Monsieur l'abbé, quando sono cominciati qui da voi i disordini? Nella seconda metà del mese di aprile. Ha un'idea su quante persone sono state uccise? Non saprei. Il numero preciso non saprei proprio dirlo. Ma sono pochi? Oppure? Ma c'è chi dice che siano una cinquantina, altri parlano di 100 e più. Si dice che sono stati buttati molti cadaveri nel fiume, è vero. Personalmente non ho visto, ma ci sono persone che hanno visto e sono credibili. Per esempio, le persone che hanno riferito la notizia al mio confratello. Sono persone credibili. C'è anche un professore che me l'ha raccontato. È una persona credibile e non racconta certo frottole. La conosco personalmente. Muesso in questi giorni è diventato ormai un villaggio semideserto. Le scuole sono chiuse, le case vuote. Gran parte della popolazione, per sfuggire alle rappresaglie e ai massacri, è scappata altrove, o sulle colline o nella foresta. Un gruppo di rifugiati Bahunde si sono raggruppati intorno al posto di gendarmeria. Al cadere della notte, ognuno si domanda con inquietudine: che cosa succederà domani? All'alba
riprendiamo il viaggio per Bibue. I villaggi sulle colline sono abitati quasi interamente da Banyarwanda. Il nostro passaggio suscita reazioni di soddisfazione e di gioia, come se portassimo su un vassoio d'oro la pace sospirata. Mettetevi d'accordo in modo che la pace possa ritornare. Vedete, noi stiamo passando per cercare di sensibilizzare un po' dappertutto la gente. Purtroppo la pace per adesso è solo un bel sogno. Nel fondo della valle vediamo elevarsi il fumo di altri villaggi incendiati. Ora la parrocchia di Bibue si profila davanti a noi su una verdeggiante collina. Dopo 4 ore di viaggio siamo finalmente arrivati. Nell'angusto piazzaletto della chiesa un folto gruppo di rifugiati banyarwanda ci guarda. Nel loro sguardo i segni di un'angoscia velata e forse anche qualche piccolo bagliore di speranza. Buona parte di loro sono alloggiati nella chiesa parrocchiale, che ogni notte si trasforma in un grande dormitorio. Anche gli ambienti adiacenti sono pieni di rifugiati venuti dai numerosi villaggi attaccati sistematicamente dai Bahunde. Sono arrivati a ondate successive, spesso senza portarsi dietro niente, con tanta paura in cuore e negli occhi immagini di distruzioni e di morte. Ai piedi della collinetta le scuole elementari accolgono tanti altri rifugiati. I rifugiati che sono arrivati qui finora, quanti sono? Sono 1889. Tutte le aule scolastiche sono divenute la casa comune per centinaia di rifugiati che vi si ammassano per passarvi la notte o durante le frequenti piogge. Ascoltiamo alcune delle loro tragiche testimonianze. Quanti morti ci sono stati nella tua famiglia? Sabato mattina hanno ammazzato il mio vicino insieme a sua moglie e ai suoi figli. In tutti 6 morti in quella famiglia. Noi siamo scappati, ma per strada abbiamo incontrato un altro gruppo che ci ha attaccato e portato via tutto. Siamo riusciti a salvarci e ad arrivare qui. Tuo padre e tua madre, dove sono rimasti? Sono rimasti indietro. Li ho aspettati, e alla fine ho capito che li avevano ammazzati insieme ai bambini.
Li hanno ammassati tutti in una volta. Li hanno ammassati a colpi di fucile? No, a coltellata. Raccontaci, cosa ti è successo? Hanno ucciso mio padre e mio fratello. Dove si trovavano? Erano in casa e li hanno sorpresi e assaltati con le mascette. I loro corpi sono rimasti là tra le fiamme. Tu hai avuto dei morti nella tua famiglia? Sì. Chi? Sono morti la moglie di mio fratello e i suoi tre figli. Come sono stati uccisi? Li hanno ammassati con lance e coltelli. Li hanno ammassati in casa? No, per strada, mentre scappavano. Li hai visti? Sì, i loro cadaveri sono rimasti per strada. Era giovedì scorso. Stavo scappando con i miei figli. Improvvisamente ci hanno assaltato armati di coltelli per ammazzarci. Abbiamo cercato di scappare. Quante vittime ci sono state? Tutti i miei tre figli. Avevano Keta. Uno aveva 10 anni, l'altro 8, il terzo 6. Hanno ucciso tua madre? Sì, mia madre. Quando? Ieri l'altro. In che modo? Con una fucilata. Cosa ti è successo? Siamo scappati da Pinga ed eravamo per strada per venire qui. Ci hanno attaccato io, mia moglie e i bambini. Sono riuscito a scappare, ma dei miei non ho più visto arrivare nessuno. Ma tu sei scappato? Sì, purtroppo sono scappato. Hai avuto notizie che tua moglie è stata uccisa? Certamente è stata uccisa. Avevano fucili e coltelli. Aveva dei bambini. Aveva due piccolini e altri 4 più grandicelli. Nessuna notizia di loro. Niente. E tua figlia? Sì. Cosa gli è successo? Un colpo di lancia. L'hanno trafitta con un colpo di lancia, qui. Sua sorellina maggiore l'hanno ammazzata. Erano assieme? Sì, l'hanno uccisa e hanno bruciato la capanna e distrutto tutto. E la piccolina, dove l'hai trovata? L'ho trovata nella capanna vicina, dove era riuscita a rifugiarsi, su un lattino, in una pozza di sangue. Lei sola. Nel centro di sanità della parrocchia andiamo a incontrare alcuni feriti. Questo giovane è stato ferito da un fucile da caccia calibro 12. L'infermiere ci mostra i pallini che è riuscito ad estrarre. Anche questo giovane è stato ferito da una fucilata. Questa donna ha ricevuto un colpo di machete sul collo. Anche il suo bambino era ferito. Cosa ha avuto questa mamma? Cosa le è successo? Dice che ha ricevuto un colpo di lancia. E sulla schiena? Dice che ha ricevuto un colpo di machete. Ha avuto dei morti nella sua famiglia? Dice che li hanno ammazzato due bambini. Interroghiamo la Belleonar. Come sono iniziati i disordini qui? I Banyarwanda hanno incendiato le case dei capi Baunde e i Baunde hanno voluto vendicarsi.
e si sono vendicati. Per qual motivo hanno incendiato le case? Hanno avuto notizia che là, a Masisi, i Banyarwandi erano stati uccisi ed erano in pericolo e a loro hanno voluto vendicarsi. Qual è la vera ragione di questa lotta tribale? La vera ragione consiste nel fatto che i Baunde avevano paura del movimento politico Hutu chiamato Magrivi, che rifiutava di sottomettersi all'autorità locale. Il peccato è che nessuno interviene, lo Stato non interviene e la gente muore così, bruciano le case. Prevede che questo problema potrà essere risolto abbastanza rapidamente? Veramente non saprei proprio dire. Rapidamente non credo proprio. Non oserei affermarlo. In effetti la pace sembra ancora lontana. Ogni giorno altri villaggi sono attaccati e dati alle fiamme e l'afflusso dei rifugiati continua quasi ogni giorno, con ritmo implacabile. Siete scappati da quale villaggio? Mukengwa. Cos'è successo? Ci hanno bruciato le case. I fogli del censimento si riempiono ogni giorno. E al centro di sanità continuano ad affluire i feriti. Ti hanno sparato? Sì. Cosa stavi facendo? Ero andato nel campo a cercare qualcosa da mangiare. Da solo? No, con mia mamma. E tua madre dov'è? Quando ci hanno attaccati, siamo scappati uno da una parte e uno dall'altra. Dove ti hanno sparato? Mi hanno colpito con 6 pallini. La vostra casa l'hanno bruciata? Sì, l'hanno bruciata. Siete scappati assieme? Sì, assieme. E non sapete dov'è vostra mamma? No. Quando spunterà l'alba della pace? E come sarà il domani di tutti questi fratelli sofferenti?
Questa incantevole e fertile zona del Nord Kivu, abitata in gran parte da Baunde e Banyarwanda, si chiama Masisi. Da alcuni mesi questa specie di paradiso naturale è coperto da nubi minacciose. È scoppiata una sanguinosa guerra tribale. I Baunde, che ritengono questa terra la terra dei loro padri, sentendosi minacciati sul piano politico ed economico dalla presenza sempre più consistente dei Banyarwanda, sospettati di avere mire espansionistiche di potere, decidono di eliminare questi avversari. Inizia così una vera e propria epurazione etnica. I residenti Banyarwanda, colti di sorpresa, sono attaccati e massacrati sistematicamente. I fiumi della zona veicolano centinaia e centinaia di cadaveri. Impossibile valutare il numero dei morti. Coloro che riescono a sottrarsi al massacro scappano via terrorizzati. A Loashi e Nyabiondo, due folti gruppi di sopravvissuti si sono rifugiati nei vecchi hangar abbandonati di due fabbriche cadute in rovina dopo l'indipendenza. Vivono come ostaggi, destinati a soccombere alla fame e alle malattie. La loro situazione tragica e inumana è come un grido disperato che interpella la nostra coscienza e ci spinge ad andare in loro aiuto. Iniziamo il nostro viaggio col cuore sollevato da una notizia tanto più bella quanto inattesa. Il commissario di zona di Masisi, dando prova di profondo senso umanitario, ha fatto evacuare i rifugiati Banyarwanda di Nyabiondo, trasferendoli sotto scorta militare a Lushebere, nella fattoria appartenente alla diocesi di Goma. Ora è urgente far arrivare viveri e medicine. Purtroppo, a causa dello stato precario della strada e dei ponti, non è possibile viaggiare con un camion di più alto tonnaggio. Prima tappa del nostro viaggio è Matanda. Nel territorio della parrocchia di Matanda è concentrato il numero più alto di rifugiati Banyarwanda, circa 61.000 recensiti. Tutta povera gente, fuggita dal settore ovest della zona di Masisi, che è stato l'epicentro dell'epurazione etnica. Gli abbi di Matanda ci informano subito che dalle parti di Lushebere ci sono appena stati dei disordini e che quindi non è opportuno continuare il viaggio oggi. La prudenza ci spinge a passare la notte alla parrocchia di Matanda, sperando di avere notizie più precise e rassicuranti. L'indomani mattina, di buon'ora, riprendiamo la strada per raggiungere Lushebere. Il viaggio si svolge senza inconvenienti.
La situazione sembra calma. Dopo circa 2 ore e mezza arriviamo alla fattoria di Lucevere, dove ci attende una marea di profughi. Sono i sopravvissuti di Gnabiondo che il commissario di zona di Masisi ha fatto scortare fin qui da un gruppetto di militari. Una impressionante carovana umana di più di 1000 persone, uomini, donne, vecchi e tanti bambini, sottratti all'incubo quotidiano della morte. Ora possono riprendere a sperare. Hanno occupato tutti gli edifici disponibili. Tanti dormono all'aperto, sotto gli hangar delle macchine e degli attrezzi, in condizioni estremamente precarie. Ma l'importante è essere ancora vivi e sopravvivere, sperando in un domani migliore. Che giorno siete venuti via da Gnabiondo? Giovedì. Alcuni si sono fermati all'oasi, quelli che erano più deboli, vero? Sì. Bene, oggi abbiamo intenzione di andare all'oasi a vedere come stanno, portare dei viveri e curarli e vedere se possiamo portarli qui. Ce ne sono degli altri che sono restati a Gnabiondo, i malati. I malati? Quanti sono? Non molti. Cominciamo a scaricare la parte dei viveri destinata a questo gruppo di rifugiati. Sacchi di fagioli, di farina di soia, sale, zucchero. In più scatoloni di sapone e una somma consistente di denaro per comprare sul mercato del posto altri viveri che possono essere reperibili. Nei prossimi giorni gran parte di questi rifugiati scenderanno nella parrocchia di Matanda, che sembra essere una zona più sicura. Quairi! Non andate mai fuori spazzere? Sì. Ripartiamo alla volta di Masisi, che dista appena 10 km da Lucevere. Masisi è il capoluogo di tutta la zona e sede dell'autorità amministrativa. Attualmente è un centro abitato quasi esclusivamente dai Bahunde. Tutti i residenti Banyarwanda sono stati costretti a fuggire. Non pochi sono stati uccisi. La parrocchia, che era prima un centro vitale, è ora quasi sempre deserta. Coloro che hanno fomentato l'odio tribale hanno fatto di tutto per seminare pregiudizi e menzogne nei confronti della Chiesa Cattolica, accusandola di essere partigiana dei Banyarwanda. Così tra i fedeli Bahunde non sono pochi coloro che hanno disertato. Nella serata ci rechiamo dal comandante della gendarmeria per avvertirlo che l'indomani andremo dai rifugiati di Loashi a portare alimenti, medicine e cure mediche. Nello stesso tempo vorremmo arrivare fino a Gnabiondo per evacuare quei pochi rifugiati che non hanno potuto partire con gli altri perché troppo deboli o ammalati. Promette di darci
due militari come scorta. Andiamo a dormire col cuore sollevato e fiducioso. Anche la luna dall'alto ci sorride e sembra dirci coraggio. All'alba siamo già pronti a partire, ma bisogna aver pazienza. La partenza sarà possibile solo dopo le 9, all'arrivo dei due militari incaricati di scortare il nostro convoglio. La camionetta dei viveri precede la Land Rover della suora infermiera che trasporta le medicine. Il viaggio per arrivare a Loashi, nella vecchia fabbrica dove hanno trovato riparo più di 700 rifugiati, dista appena 10 km da Massissi. Dopo l'orrore dei massacri, è la prima volta che un convoglio umanitario arriva qui da loro. I rifugiati ci guardano da lontano con occhi increduli. Siamo venuti a portarvi viveri e medicine. I malati sono là dentro? Sì. Andiamo ad effettuare una rapida visita dentro quei vecchi fabbricati. Ad ogni passo il cuore si riempie di commozione. E si gonfia di compassione davanti a una così grande miseria sopportata con tanta rassegnazione. Dopo questo breve sopralluogo, il clima di confidenza è già stabilito. Un gruppo consistente di rifugiati si prepara a ricevere l'assistenza sanitaria ambulatoriale. Per combattere la malnutrizione, segliamo 5 mamme e le incarichiamo di preparare ogni giorno una pappa altamente nutritiva da dispensare a tutti i bambini. Intanto un gruppetto di gagliardi giovanotti hanno cominciato a scaricare i sacchi di viveri. La Berishar, con alcuni collaboratori, organizza il lavoro di distribuzione.
Ogni famiglia riceve la quantità proporzionata al numero delle persone che la compongono. Noi intanto ci rimettiamo in viaggio per raggiungere Agnabiondo e andare a vedere quanti sono gli ammalati rimasti là nell'altra vecchia fabbrica di tè. Non possiamo abbandonarli al loro tragico destino. Eccola l'antica fabbrica di Agnabiondo, dove erano ammassati più di 1000 Banyarwanda sopravvissuti ai massacri. Ed ecco alcuni dei pochi rimasti ad attendere con muta rassegnazione la fine delle loro sofferenze. Uno di loro è appena deceduto nelle prime ore del mattino. Chi è che è morto stanotte? Uno di noi. Era ammalato? Sì. Il suo nome? Kahembe. Dire che è morto. In un angolo scuro troviamo una povera donna allo stremo delle forze. Mamma, andiamo, andiamo sulla camionetta. Ti senti molto debole. Dai, fai uno sforzo, andiamo. Sei contenta, mamma, di partire? È la tua bimba? È l'unica che hai? Vieni qui. Non aver paura. Sei contenta? Andiamo. Andiamo, sei contento? E tu sei contento? Uffa mamma, tu andi pa mamma. Coraggio mamma. Pole pole. Pian pianino. Se mi vuoi un po' di acciacura. Ci rendiamo conto che è un controsenso portare via una povera donna ridotta in questo stato. Con tutta probabilità morirà in viaggio. Ma se la lasciamo qui da sola, mi dicono, rischia di essere buttata nel fiume prima di sera.
Bisognerà seppellirlo oggi stesso. Adesso andiamo a cercare qualcosa da mangiare al villaggio e poi partiamo. Andiamo? Siete pronti, andiamo. Con le polli mugavagnane qua Per questi fratelli che avevano ormai rinunciato alla prospettiva di vivere, comincia il viaggio della liberazione e della speranza. Lasciano dietro di loro il ricordo tragico di un'esperienza da dimenticare. All'oasi li attende una folla di conoscenti e amici felici di vederli arrivare. Riempiamo al massimo la camionetta con altri rifugiati e proseguiamo il viaggio per Lucevere. A Lucevere il nostro arrivo suscita sorpresa e gioia, una gioia appena temperata dalla triste constatazione di un altro lutto. Nell'ultimo tratto di strada, mamma Mira Bicheri è morta. Quel corpo, segnato da tante sofferenze, è portato via da braccia amiche per ricevere una degna sepoltura. Non c'è tempo da perdere. Siamo ormai all'imbrunire e vogliamo far arrivare i nostri malati a Matanda, dove saranno presi in cura dalle suore. Nel buio della notte, calata rapidamente, affrontiamo le ultime due ore di viaggio. Fa freddo, ma abbiamo distribuito delle coperte. Copritevi bene per non prendere troppo freddo. Copritevi bene con le coperte. Coraggio, stiamo per arrivare. Matanda è ormai vicina. Il nostro arrivo
nell'oscurità della notte è inatteso, ma l'accoglienza è calorosa e fraterna. Anzi, qui è una blanchetti, ecco, pole. Sembra per loro un sogno trovare una bella stanza calda e accogliente. Fuori è già stato acceso il fuoco e stanno preparando una bella zuppa calda per tutti. Sei contento? Una farai? Da questi cuori semplici sgorga spontaneo verso il cielo il canto della lode e della riconoscenza. Baba Yetu, Uli e Bingoni. E sale fiduciosa la preghiera all'unico Dio, Padre di tutti. Duniani Kaman Bingoni. Tu peleo chakula chetu chakula si. Same makose. Kama tunavyo same walio tukosea. Tuache kushindwa na vishawishi. Lakini utuopoe katika muovu.